Lorenzo Lotto, il richiamo delle Marche. È questo il titolo della grande mostra su uno degli artisti più affascinanti del Rinascimento, ospitata a Palazzo Buonaccorsi, sede dei Musei Civici di Macerata, fino al 10 febbraio 2019. Il 2018 riporta Lorenzo Lotto sotto i riflettori internazionali, con eventi a lui dedicati in Gran Bretagna, Spagna e Italia. La mostra, organizzata da Regione Marche, Comune di Macerata, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, è curata dal professor Enrico Maria Dal Bozzolo, tra i massimi esperti dell'artista, curatore anche delle mostre di Madrid e Londra, che si è avvalso della collaborazione di tanti studiosi marchigiani. L'esposizione di Macerata propone oltre 20 dipinti autografi del Lotto e 5 disegni di sua mano e alcune straordinarie opere grafiche di grandi autori quali Dürer e Mantegna. In questa mostra un visitatore trova molte cose, trova delle proposte, trova delle idee, trova dei materiali anche eterogenei che lo aiutano in qualche modo a prendere dimestichezza con il Lotto uomo, attraverso i documenti, attraverso degli oggetti. Trova un artista che cambia molto dall'inizio alla fine della sua carriera. Perché? Perché era un artista vero, che ogni volta che aveva delle esperienze diverse le interiorizzava e lo inducevano a cambiare. È una mostra che non solo presenta delle invenzioni bellissime provenienti da tanti musei di tutta Europa, ma anche che fa pensare. Hai parlato anche di Lotto come un uomo che non ha mai rinnegato se stesso. Non rinnegare se stessi è una grande virtù, ma in certe situazioni della vita, in certi contesti storici, può essere anche un elemento di debolezza. Lui era perfettamente consapevole del fatto che dal punto di vista tecnico, artistico, creativo, non era inferiore a nessun altro pittore della sua epoca. Il problema è che non accettò di adeguarsi in maniera passiva a quello che erano i gusti della sua committenza e quindi in qualche modo le sue creazioni così originali, così belle, a partire da una certa data trovarono sempre maggiore difficoltà ad essere accolte e pagò questa fedeltà a se stesso con appunto un insuccesso crescente nell'ultima parte della sua vita e poi con la volontà sostanzialmente di richiudere la sua esperienza esistenziale a Loreto, nella Santa Casa. Il rapporto del Lotto con la Regione Marche si registra a partire dagli inizi della sua carriera, durante la sua intera fase matura e alla fine della sua vita. E non per nulla abbiamo intitolato la mostra Il richiamo delle Marche, perché lui è veneziano di nascita, ma che ha anche ovviamente esperienze a Roma, a Bergamo, in altri luoghi d'Italia, che dichiara di voler andare in Francia e in Germania, ma alla fin fine nelle Marche ritrova sempre quello spazio creativo che gli consente di essere se stesso. Ed è il motivo per cui le cose più belle di Lorenzo Lotto sono quelle realizzate per l'appunto in questa regione, a Bergamo e in pochi altri posti. Sì, questa mostra, che è di grandissimo valore e alto livello, rappresenta appieno la volontà di ripartire. Fin da subito si è deciso che la cultura, l'arte e la bellezza fossero l'elemento sul quale rilanciare il nostro territorio. Una mostra di grandissimo livello, di grande importanza, prestiti che arrivano da tutto il mondo, la possibilità di vedere a Macerata quello che è il nostro territorio. Un invito fatto per visitare le Marche, per sostenere la nostra economia, ma per anche conoscere le Marche. Noi ne siamo consapevoli di quanto sia difficile raccontare la particolarità di una regione fatta di paesaggi straordinari, qualità della vita e del cibo incomparabile, arte racchiusa in ogni luogo, borghi fantastici. Abbiamo veramente la bellezza come dimensione del nostro territorio. Abbiamo mutuato in bellezza infinita quello che è lo slogan turistico della nostra regione. Ecco, qui c'è un condensato di tutto questo. È stata una scelta simbolica molto forte, vederla realizzata
devo dire, una cosa molto emozionante, speriamo che in tanti la vengano a vedere. La mostra è mostra qui in Macerata, ma di fatto diventa un invito naturale a andare incontro al Lotto nei comuni che naturalmente ospitano le opere, ma anche riscoprire tutto l'intero territorio regionale. C'è proprio il territorio nel protagonista insieme ai sindaci di questa mostra, quindi un luogo Macerata per tutti e da qui verso tutta la regione. Ecco perché credo tutti quanti, le diocesi, i proprietari di quadri, i musei internazionali, i comuni che fanno del Lotto il loro vanto, hanno partecipato attivamente a questa mostra con grande spirito di collaborazione, sapendo che attraverso questo luogo raccontiamo tutte le Marche. Il Lotto, con questa grande inaugurazione, questa grande mostra che comincerà da oggi, sicuramente è un messaggio forte, perché se immaginiamo e pensiamo che l'ultima grande mostra dedicata al Lotto di rilevanza nazionale e internazionale è stata alle scuderie del Quirinale almeno 10 anni fa. Quindi credo che l'obiettivo di valorizzare dal punto di vista culturale questa nostra regione con questa grande mostra lo stiamo raggiungendo. È chiaro che intorno a questa mostra noi abbiamo voluto costruire una rete dove altre 8 città che hanno grandi opere lottesche sono inserite, proprio per creare una circuitazione al visitatore delle mostre e quindi raggiungere un duplice obiettivo, che è quello che ormai da alcuni anni, per volontà forte del presidente Ceriscioli, ma stiamo creando, cioè quella di coniugare i grandi eventi culturali con la valorizzazione e la promozione dei nostri territori e quindi delle bellezze marchigiane. Quindi il turista può cogliere l'aspetto culturale sul Lotto, ma anche l'importanza e la bellezza marchigiana. Quindi da questo punto di vista noi siamo stati sempre impegnati, è stato un impegno forte, fortemente voluto dalla Regione Marche per dare questa risposta, soprattutto in un periodo fuori stagione. Questa mostra viene inaugurata oggi, quindi rimarrà aperta fino a febbraio, è proprio la dimostrazione che intorno a questi grandi personaggi marchigiani e il 2019 e il 20 vedrà anche altri due grandi eventi dedicati a due grandi personaggi, quindi il Leopardi con l'Infinito e Raffaello nel 2020, quindi sicuramente come regione intorno a queste figure vorremmo costruire anche un momento diverso dal punto di vista turistico e promozionale. Chiaramente questo quadro ci permette di raggiungere un altro obiettivo, e cioè questa mostra l'abbiamo fortemente voluta all'interno delle aree del cratere, quindi Macerata è una città che ha avuto inserita nel cratere, nel sisma. Ecco, questo quadro dietro le mie spalle ne è la dimostrazione. È un quadro che è stato preso da una chiesa di Recanati che è stata colpita dal sisma, restaurato, e oggi è presente a questa mostra. Quindi con questa mostra vogliamo raggiungere tutta una serie di obiettivi e spero che possa essere attrattiva, anzi sono certo che sarà attrattiva per i turisti, ma per tantissimi altri marchigiani che la potranno visitare. Un'occasione straordinaria per la città, è il coronamento emozionante di un cammino durato 8 anni e che ha visto questa città prima recuperare questo luogo di intimità, l'anima che si ritrova e che oggi fa un ulteriore salto di qualità, perché accanto alle espressioni locali del territorio oggi abbiamo voluto, insieme alla Regione Marche, anzi grazie in particolare alla Regione Marche, si è voluta questa mostra dedicata a Lorenzo Lotto, una mostra che ha una filosofia ben precisa, che non mira a sottrarre agli altri comuni lotteschi del territorio le opere, ma che invece ha provato a dare un valore aggiunto, chiedendo ai più grandi musei del mondo che hanno in proprietà dei dipinti di Lorenzo Lotto di poterli avere qui a Macerata. È un salto di qualità e soprattutto un'espressione per questa città e per questo territorio molto importante, che naturalmente gratifica un lungo percorso, e speriamo soprattutto che i cittadini, i bambini possano venire in questo luogo ad ammirare, a passare un pomeriggio e vedere di quale bellezza l'arte del Lotto, un pittore evidentemente marchigiano nell'anima, quanto può essere davvero bello.
Una grande emozione essere qui condividendo con la città di Macerata e tutto il territorio questa spettacolare mostra dedicata a Lorenzo Lotto, un territorio che collabora, un territorio che propone eventi di grande qualità, che crede nel valore educativo e sociale della cultura e nel valore promozionale di iniziative del genere. Si diceva che la ricostruzione parte anche da questi progetti, parte dai comuni che si mettono insieme, parte da un territorio che all'insegna dell'unità propone momenti culturalmente molto molto elevati che hanno poi un'implicazione forte sotto il profilo del turismo e dell'economia.